Buongiorno a tutti, signori e signori, che siamo in un weekend milanese, ma è bellissimo, una roba mondiale. Dove ci rendiamo oggi? Dopo la sigla. E ce ne andiamo a Zonzo per Milano, con il freddo, il gelo e bubu! Troveremo da qualche parte, quindi ci andiamo a fare una bella passeggiata per le luci, di giorno, sarà chic nel periodo natalizio, questa è la cosa. Partiamo il nostro giro dal castello sforzesco. No decorazioni, freddo, sì impacchettamento come al solito monumentale. Non c'è una decorazione di Natale, niente. Ma che è? Niente. Già, luce, a meno che non le accendano di sera. Ma de che? Dove escono queste luci? Che non so. C'è niente. Le portuti. Il castello è questo qua. Adesso dalla piazza del castello probabilmente. Verso il duomo vedremo qualcosa. Vedremo qualcosa. Procediamo. Freddo, fa freddo, esattamente freddissimo. Ok, tempo un po' così. Guardate le decorazioni di Natale. Wow, non ci sono. Procediamo. Quelle di Trezzo. Bellissime, quelle di Trezzo le dobbiamo far vedere perché sono troppo. Sì, cominciamo le decorazioni, si vedono? No, come si chiama? Strada? Via Dante. Via Dante. No, io che ho, ecco, io non voglio far vedere lei mentre muore di paura. Buongiorno, ciao Leo, perché questa faccia? Perché c'è il panda dietro. No, no, è buono. Metti dentro le mani però. Va bene, salutiamo i telespettatori di Feli. Ciao, ciao. E siamo qua. Le luci sono spente, giusto? No, in realtà non sono spente, sono accese, che non si vede. Come si chiama? Ancora. Oggi non ci sono, non ci troviamo all'interno di Starbucks. Starbucks è un po' difficile questa parola, vero? Giusto? Guardate le lacrime per il panda che non c'è più. Siamo all'interno di Starbucks, stiamo facendo una filona per un caffè. Cosa? Il pigiamino. Andiamo, procediamo. C'è sempre una fila in gonda, guardate. Procediamo. Facendo, giusto per capire, siamo da Starbucks, sta mangiando un biscotto che si è divorato in metà e adesso lo sta mettendo nel cappuccino. Nel cappuccino, giustamente. È buono. Bello questo locale, ma costa. È un sì, deve essere esorbitante. Sì, arrivo. Leonardo è uscito pazzo per i nuovi. Che cosa hai visto tu? Itra. Non ci dà soddisfazione al video. C'è niente da fare. Da dietro a questa. Dietro al cavallo parte l'albero di Natale. Oddio, è un cono in corpo volto. Ma insomma, mi aspettavo qualche luce in più, devo dire la verità. Comunque, questo. Via. Hai lo zoo. Questo è Colombi e Leonardo Terrore. Siamo alla ricerca di maglioncini, lupetti e cose del genere. Ci troviamo alla Alcott. Per la modica cifra di 17,99. Viva la pubblicità. Di che colore? Mi piace grigio. Mi piace anche questo vino. Andrebbe misurato però. Te lo puoi provare così. Mi racconti che cosa abbiamo visto dalla finestra? Cosa c'era in finestra? Il tram? Il tram? Il tram. E che, ma come sono questi tram? Era uno rosso e uno verde. E poi che cosa ha fatto? Ha chiuso le porte ed è partito. Partito! E poi sopra il tram cosa c'era? Sulla un leone piccolo. Piccolo, esattamente. Sì. Vediamo se arriva un altro tram. Andiamo a vedere se arriva un altro tram. C'è anche il bimbo lì. Non arriva. Altro tram non arriva. No. Niente. Mamma mia, quanto pesi, figlio mio bello. Oggi che cosa hai mangiato? Poco e niente. Taralli. Taralli. Sì, esatto. No.
Vedi se gli hanno fatto lo scudo. Abbiamo passato una giornata faticosissima. Già qualcuno dorme e noi siamo qui a darvi la buonanotte. Faticosa ma felice. Bella, un bellissimo weekend. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Sigla.